Mister Fanti, una vittoria che avete cercato, voluto fino alla fine della sirena finale, e avete anche, diciamo così, vendicato la sconfitta dell'andata. Beh, più che vendicato la sconfitta dell'andata, abbiamo sì voluto, come ha detto lei all'inizio, fino in fondo la vittoria. Abbiamo voluto questa vittoria proprio perché l'andata non avevamo giocato come siamo capaci, proprio avevamo buttato via molti palloni, e purtroppo si è verificato anche qua a ritorno, abbiamo buttato via troppi palloni, soprattutto in attacco con tiri fuori addosso al portiere. Ovviamente c'era anche Monteprandone, voglio dire, però noi abbiamo sprecato troppo. Vi aspettavate una gara così combattuta fino alla fine? Sì, ormai ci siamo abituati che quando si scende dall'Emilia Romagna le partite sono combattute dal primo all'ultimo momento, e effettivamente anche questa ci ha dato ragione, siamo rimasti lì fino in fondo e l'abbiamo portata a casa. Quarta vittoria in trasferta quest'anno, mister? Sì, però purtroppo ne abbiamo subite tre in casa. Diciamo che sì, diciamo la bilancia pende dalla nostra parte, però dobbiamo fare qualcosa in più, cercheremo di vincerne il più possibile, andare alla fine del campionato, e speriamo di continuare così. Sabato prossimo una gara interna contro il Nonantola, una gara non certo facile. Assolutamente, il Nonantola in questo momento è in uno splendido momento di forma, periodo di forma, e in effetti si vede dagli ultimi risultati, non so effettivamente cosa ha fatto oggi, però è in uno splendido momento di forma e per noi sarà particolarmente difficile, ben ci va che giochiamo in casa noi, e all'andata con Nonantola abbiamo vinto. Per Paolo Romandini una sconfitta che sinceramente non ci voleva, assolutamente anche meritata tra l'altro. Sì, una sconfitta che può compromettere il nostro cammino per la salvezza, e una partita che abbiamo combattuto dal primo minuto punto a punto. Loro sono un'ottima squadra, vengono da tre vittorie consecutive, quindi stanno, noi purtroppo in una formazione un po' rimaneggiata a causa degli infortuni di Paolucci, Fracassa che si è infortunato durante la partita. E quindi però siamo arrivati fino alla fine, speravamo di farcela con uno stacco finale, però la squadra alla fine non è riuscita a dare quel qualcosina in più che di solito dà. Avete chiuso il primo tempo sull'11 pari, una gara combattuta, equilibrata fino alla fine, con gli ultimi minuti forse un po' di, diciamo così, tra virgolette, di rilassamento forse. Ma non si tratta di rilassamento, la causa è dovuta che loro hanno una difesa molto alta, noi non avevamo un tiratore, e quindi poi anche dall'ala non c'era Roberto, che quindi di conseguenza mi poteva creare dello spazio, e giocavamo troppo al centro, e alla fine loro si sono chiusi e noi non riusciamo più a trovare la via del gol. Un grande Sabatino non è bastato quest'oggi? No, purtroppo la squadra, non solo di Sabatino, ma tutti quanti sono stati bravi, tranne i primi 10 minuti con degli errori al tiro, e dopo il resto i ragazzi si sono comportati egregiamente. Hanno dato un plauso a loro per il risultato che l'hanno cercato di ottenere fino alla fine. Si è sentita più dell'esito l'assenza di Paolucci? Beh, secondo me abbastanza, perché vedendo il risultato, 25 gol, di solito lui è un marcatore, quindi riesce a alzare la media della nostra squadra, alla fin fine si è sentita molto. Aspettavate un Parma così aggressivo, così agguerrito? Sì, sicuramente sì, visti i risultati delle ultime partite. In settimana avevamo detto proprio di questa pericolosità di questo Parma, infatti si è rivelato molto pericoloso. Sabato prossimo una gara interna qui al Collegio Giusto contro una squadra molto difficile, la Polonia Farmigea. La Polonia Farmigea. Sì, sicuramente è un'altra squadra di quelle che era partita per vincere il campionato, adesso si è rimessa in moto per fare il risultato, per ottenere almeno un secondo posto, sta vincendo tutte le partite, quindi una partita molto difficile, speriamo di recuperare qualcuno e di fare il risultato. Sandro Veccia, una sconfitta sinceramente che non ci voleva, ecco, per il proseguo del campionato, per la salvezza, ecco. Sì, non ci voleva assolutamente, no, e immaginavamo che poteva essere una partita così, insomma, loro erano sicuramente decisi a riprendersi i 3 punti che hanno perso in casa e non avrebbero voluto perderli sicuramente. Ci hanno sottovalutato, forse all'andata, al ritorno no, ci conoscevano, anzi, secondo me ci hanno studiato anche un po' meglio. È venuta fuori una partita così, insomma, dura fino alla fine. Forse chi aveva un po' più di qualità, chi ha espresso un po' più di qualità personale, è venuto fuori e alla fine hanno fatto la differenza. Diciamo anche con l'allenatore Pier Romandini, l'assenza di Paolucci si è fatta sentire più del lecito. Sì,
L'assenza di Roberto per noi è un giocatore fondamentale, sì, perché ricopre quel ruolo, il ruolo di ala destra lo ricopre benissimo, è assolutamente incisivo e può giocare benissimo anche a terzino e quando risale è anche molto pericoloso, per cui sì, forse se ci fosse stato Roberto in forma probabilmente qualcosa in più si sarebbe potuto fare. Tornando alla gara, un primo tempo equilibrato, terminato sull'11-11, poi nel secondo tempo avete un attimino ripreso la gara, poi nel finale purtroppo ecco, c'è stato questo ritorno aggressivo del Parma. Sì, il ritorno mi sembra, cioè il secondo tempo, il primo tempo sì, il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, sì, da ambo le parti insomma abbiamo giocato una discreta palla a mano. Il secondo tempo abbiamo iniziato un po' meglio noi, abbiamo subito recuperato, siamo andati subito sopra, però insomma si vedeva che loro non ci stavano, loro non volevano assolutamente riprendersi questi tre punti e tutto sommato io mi sento di dire onore a loro, insomma hanno vinto una partita meritatamente.